Ora voltiamo pagina, parliamo sempre di BMW e Alexa Nardi non finisce di stupire perché ha guidato la BMW del campionato tedesco turismo. E queste sono le sue impressioni dopo aver guidato questa vettura, una vettura che sicuramente è molto impegnativa anche perché è molto potente e, come sappiamo, il DTM non è uno scherzetto per pochi, talmente è vero che corrono dei piloti che hanno avuto un passato in Formula 1. Vediamo i servizi. BMW ha mantenuto la promessa che aveva fatto ad Alexa Nardi e gli ha messo a disposizione per una sessione di prove la M3 DTM personalizzata per lui, con la quale il pilota bolognese ha compiuto 38 giri nel circuito nuovo del Nürburgring, tra una folla di fans che hanno acclamato il buon Alex incoraggiandolo in questa nuova impresa. La temperatura rigida della giornata ed il cielo coperto sono stati testimoni dei 38 giri di Alex, che ha girato con regolarità in un tempo dell'ordine del minuto 31 secondi, percorrendo qualche giro al di sotto di questo tempo. Ottimo, tenendo conto che la vettura è un esemplare usato per lo sviluppo ad inizio dell'anno, che non aveva mai corso in gare ufficiali e che pesa 200 kg in più, in parte per gli speciali dispositivi che Alex necessita per poter guidare. A titolo informativo, possiamo dire che la pole position nel DTM in questa gara è stata ottenuta proprio dalla BMW di Spengler, con un tempo di 1 minuto 24 secondi 284 millesimi nel mese di agosto, con una temperatura decisamente più calda e di conseguenza più favorevole. Nelle dichiarazioni del dopotest, Alex Zanardi è stato chiaro, ma non ha escluso nulla a priori. È stato un test fantastico, ha dichiarato. Per l'ottimo inserimento in curva che ha la M3 DTM, mi ha fatto tornare in mente la mia vecchia monoposto kart. La BMW ha fatto un lavoro eccezionale nel prepararmi la vettura con tutti i dispositivi a me necessari in così poco tempo. Per ora è stato solo un test. Non penso che ci sarà la possibilità di correre. Comunque, nulla è impossibile e io sono pronto. La BMW, in segno di omaggio per le vittorie olimpiche di Alex, ha personalizzato la M3 che ha guidato il pilota bolognese, facendogli trovare una macchina color oro con il disegno della sua handbike sul cofano. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, noi tra poco torniamo con Nissan al Los Angeles International Auto Show e le impressioni di guida della Kia Sorento. A tra poco.